Bene, prima di passare oltre, vorrei aprire una piccola parentesi sulle simulazioni di rigid soft body all'interno di RealFlow. Quindi, per prima cosa andiamo a crearci una scena molto velocemente con una geometria base con un piano, lo ingrandiamo un pochino. Con un torus, lo mettiamo fino più in alto, una sfera, e la portiamo più in alto e la spostiamo di lato, e un cilindro, lo spostiamo di lato, lo ingrandiamo e lo incliniamo. Per ora spostiamolo di lato, poi dopo, anzi, lasciamo qui e poi vedremo meglio come gestirlo. Nascondiamo la griglia. Come vi ho detto precedentemente, all'inizio proprio del corso, RealFlow non è soltanto un software per poter lavorare con i fluidi e i gas, ma è un software che, ok, principalmente lavora con i fluidi, però si possono lavorare anche tramite simulazioni di rigid e soft body. Oltre volendo a poter anche distruggere e calcolare delle fracture all'interno dei nostri elementi, cosa che vedremo prossimamente. Ad ogni modo, andiamo a impostare sul nostro piano, che sarà il piano di collisione, la possibilità di avere una dinamica passiva. In questo modo andremo a dire, noi possiamo attivare il rigid body, attivare in maniera passiva o attivare un soft body. Il passivo praticamente è un rigid body che si andiamo a vedere tra le varie palette che abbiamo a disposizione. Chiudere un po' di, lasciamo aperte solo quelle del node e quelle del rigid body. Abbiamo la possibilità di scegliere come avrà alcune caratteristiche. Logicamente, essendo un passive, possiamo scegliere come sarà la collisione, se è verso l'interno o l'esterno. In questo caso verso outside, quindi per la direzione delle normali verso l'esterno, e scegliere l'elasticità di questo corpo, quindi quanto sarà elastico una volta che, quale sarà la forza di elasticità che emanerà, e il suo attrito su in base agli altri oggetti. Di conseguenza andiamo sul nostro torus e impostiamo, magari per ora andiamo a nascondere un attimo i due elementi e li stacchiamo anche come connessione in modo tale che non siano influenti con la nostra simulazione. Mentre nel torus possiamo, alla voce Active Rigid Body, possiamo scegliere come sarà interpretato. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo dire di avere una mesh, quindi la forma che avrà. Io vado ad attivare la nostra ISO Surface. Ok? Questa forma viola che vediamo è la forma che sarà assegnata al mio elemento in fase di collisione. Detto in parole povere, le simulazioni di rigid body, soft body non vanno a considerare la mesh proprio come una mesh vera e propria. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che questo torus, che adesso abbiamo come mesh, può essere considerato in varie tipologie e quindi avere comportamenti differenti in ogni simulazione. Possiamo avere una mesh, possiamo avere una sfera, e quindi la forma sarà molto ora. Qui. Quindi disabilitiamo l'ISO Surface, poiché non ci interessa adesso vederlo, però la sfera considererà il nostro oggetto come una sfera, quindi avremo il nostro oggetto che sarà considerato sferico, quindi i comportamenti che avrà saranno differenti rispetto a quelli che invece potrebbe avere con una forma a box, che viene creato un box immaginario intorno alla nostra superficie e questo andrà a
a influire in maniera differente rispetto ad altri. E lo stesso il convex hull. Convex hull considera invece le geometrie come se fossero scavate, quindi in questo caso potrebbe andare bene poiché il nostro corpo è scavato e quindi alcune superfici saranno come convesse, ok? L'ideale però sarebbe la mesh. Il problema della mesh è che, essendo proprio uguale, identica alla mesh che abbiamo di default all'interno di, in questo caso, di RealFlow che andiamo a importare, la nostra mesh magari è molto complessa, quindi in alcuni casi, ora qui abbiamo veramente pochi segmenti, poche segmentazioni, pochi triangoli, pochi polygon, quindi la geometria è molto semplice da calcolare. Ma nel caso avessimo una geometria molto complessa, avere mesh può richiedere un lungo calcolo rispetto a non averlo. Però andiamo a vedere che cosa vuol dire andare a creare una prima simulazione. Lasciamo per ora mesh e poi vedremo volta a volta le differenze. Anzi, facciamo una cosa, copiamo, duplichiamo, CTRL D da tastiera, selezioniamo CTRL D, selezioniamoli e li spostiamo di lato. Un pochino di più in modo tale che non si diano meno fastidio tra di loro. E andiamo ad assegnare. Allora, al primo assegniamo mesh, al secondo assegniamo box, al terzo assegniamo sphere e al quarto assegniamo convex hull. Per ora sorvoliamo sui parametri che abbiamo di massa, di aria, di frizione, quindi la resistenza dell'aria, e gli altri, quindi la velocità e la rotazione angolare, la frizione tra i vari elementi e così via. Quindi per ora andiamo a sorvolare su questi fattori e vediamo che cosa succede. Normalmente salviamo e premiamo Simulate. Logicamente non succede nulla. Perché non succede nulla? Perché questi elementi non hanno un fattore fondamentale che, quando si va a calcolare le simulazioni di rigid e soft body, è importantissimo. Non hanno nessuna forza influente, nessun vento o nessuna gravità. Quindi andiamo a assegnare una gravità, facciamo così di default, resettiamo la simulazione e calcoliamo nuovamente la simulazione. Abbiamo visto come, se riduciamo leggermente il nostro timeline, come queste diverse stesse geometrie con diverse tipologie di interpretazione vadano a agire e comportarsi in maniera totalmente differente tra di loro. Ora, abbiamo addirittura, in questo caso specifico, non è molto visibile la differenza magari tra una mesh, tra una convex hull e tra un box. Perché? Perché in questo caso il box praticamente coincide perfettamente con la forma della nostra geometria. Mettiamo a caso di avere una geometria relativamente diversa, per esempio un rocket. Incliniamolo con la punta verso il basso. Spostiamolo di lato. Assegniamo un active rigid body e assegniamo, volendo, un box. Scriviamo varie geometrie e simuliamo. Notiamo come, difatti, essendo molto simile a un box, in questo caso, o a un convex, cosa avevamo da un convex hull, praticamente queste aree non vengono considerate. Ah no, scusate, questo, eccolo, il box. Infatti mi sembrava strano che fosse un convex hull. Il box viene considerato come se fosse un box proprio all'interno, all'esterno della nostra geometria, come se fosse costruito questo box, e difatti qui non ha nessuna interazione col piano
ok? Vediamo che praticamente la punta non tocca per terra, cosa molto strana, poiché noi, avendo comunque una forma, se vado a dare mesh, risimulo da capo, noterò di fatti che tocca la punta e la punta comunque tende a non andare verso il basso, ok? Quindi andiamo, volendo anche a dare una forma sferica, e vediamo che cosa succede. Vediamo che è come se fosse considerata una sfera, ok? Quindi una sfera intorno al nostro elemento. Mettiamo mesh, poiché comunque abbiamo un oggetto molto semplice, che è la forma migliore che ci può venire incontro per queste tipologie di simulazioni. Vediamo un attimino questi parametri. Questi parametri abbiamo la massa del nostro oggetto, logicamente più è alta la massa, più il nostro elemento pesa, più il nostro elemento avrà un'accelerazione gravitazionale verso il basso, o comunque un'accelerazione, un peso più importante verso se stesso. La frizione dell'aria, il centro di gravità, quindi possiamo scegliere dove andare a posizionare il centro di gravità in base al nostro oggetto, la velocità del nostro oggetto. Vediamo che cosa succede se io do 2 come accelerazione di velocità, come velocity, quindi verso la y, quindi verso l'alto di 2. Vediamo che cosa succede. Simulate, vedo che va leggermente verso l'alto e poi ritorna verso il basso. Lo stesso può succedere per la z, quindi resetto la simulazione, vedo che si sposta verso l'alto perché abbiamo un'accelerazione verso l'alto e un'accelerazione anche verso l'asse della z. Assegniamo, volendo, anche vediamo che differenza c'è con la rotazione, quindi mettiamo che 4 per quella verticale. Vediamo che è un'accelerazione molto simile, però è angolare, quindi tenderà comunque ad avere una 10 verso vediamo questa, ok, resettiamo e rilanciamo verso la z, verso la z cade verso il basso. Quindi come funzionano? E poi abbiamo la frizione dell'oggetto, quindi quanto l'oggetto sarà più resistente, quanto attrito andrà a creare verso altri oggetti, e l'elasticità. Per esempio diamo 1 all'elasticità, vediamo che cosa succede. Il massimo è 1, ok. In questo caso succede ben poco. Perché succede ben poco? Perché l'elasticità è condizionata anche, andiamo a nascondere, okay, è condizionata anche dal plane. Se io al plane assegno 1 anche al plane, vedo che avrò questo effetto di rimbalzo, ok? Quindi sommata questa elasticità a quella del nostro torus abbiamo questo effetto qui. Vediamo se fosse 0 in questo caso, quindi è molto molto diversa. Abbiamo una forte elasticità del nostro plane, però avendo 0 praticamente è nulla. 0.25 per esempio, quindi un quarto rispetto a prima, al primo esempio, vediamo che abbiamo un pochino di elasticità. Quindi possiamo rendere anche gli elementi elastici. Vediamo però cosa vuol dire lavorare anche con dei corpi che sono soffici. Quindi andiamo ad assegnare la nostra sfera, magari rimuoviamo momentaneamente il torus, lo nascondiamo e rendiamo visibile la sfera. Attiviamo un soft body, e nel soft body abbiamo anche in questo caso la massa, la risoluzione, quindi come è considerato il nostro elemento. Non abbiamo più che il nostro elemento è considerato in base a un bounding box, in base a una sphere, in base a un convex hull, ma viene definito l'intero nostro elemento
vengono assegnati ai vari punti vertici del nostro, in questo caso della nostra sfera, ma della mesh, vengono assegnate una risoluzione. Questa risoluzione può variare, può essere, volendo anche 512, vuol dire che è molto più alta come tipologia, diciamo 125. Abbiamo la lunghezza, il volume, l'elasticità, la frizione, quindi l'attrito, l'attrito dell'aria e così via, la plasticità, l'autocollision, quindi questo qui, se fosse un piano, comunque un oggetto con uno spessore al suo interno, sarà autocollisione come se stesso. E poi troviamo la velocità, la rotazione e così via. Possiamo comunque anche scegliere un altro oggetto volendo di high res, quindi in alta qualità, poiché possiamo, essendo una simulazione che viene fatta con oggetti solitamente in alta qualità, si tende solitamente a fare delle su modelli in piccola qualità, quindi in low res, per poi trasferire queste informazioni a elementi molto più complessi. Vediamo che cosa però così con i parametri di default questa simulazione. Quindi simulate, vediamo che si andrà, ora andrà a rimbalzare, però tenderà, volendo possiamo, magari diamo 0 di elasticità. Ok. E simuliamo. Vediamo come rimbalzi e tenda comunque a mantenere la sua forma. Possiamo settare, vediamo che cosa succede se noi andiamo a lavorare sul dumping. Il dumping è la forza praticamente di valore che va a spengere, diciamo, la forza, quindi la riduzione di questo effetto della forza che abbiamo sui nostri corpi. Vediamo che si rallenta in maniera molto più veloce. Quindi generalmente queste sono proprio simulazioni molto basilari, ma non voglio addentrarmi molto sul settore delle simulazioni di rigide soft body con RealFlow, volevo soltanto presentarvele. Vediamo però che cosa succede se io vado a mescolare questi nostri effetti tra di loro. Nel senso, io qui ho un torus gli posso dire di essere attivo, magari lo visualizziamo e lo spostiamo verso l'alto. Ok, resettiamo. Qui ho una massa di 45-40 e qui avrò una massa invece di 505, magari diamo 500 e diamo 5000, così almeno abbiamo dei numeri un pochino più tondi che tornano meglio. E vediamo che cosa succede se questi due elementi interagiscono tra di loro. Simulate. Allora, la sfera entra precisamente proprio dentro il nostro buco. Magari spostiamola leggermente in modo tale che adesso. Ok. E risimuliamo. E logicamente non ho resettato le forme iniziali. Ok, simuliamo nuovamente. Praticamente la nostra sfera verrà schiacciata e, avendo le proprietà elastiche, le proprietà che abbiamo visto precedentemente, andrà a reagire contro il nostro torus, creando il ribaltamento dello stesso. Ok, noi possiamo però anche creare delle altre situazioni. Se noi andiamo a considerare il nostro cilindro che avevamo messo da parte prima, visualizziamo, possiamo in questo caso
andare a creare un effetto di o passivo, quindi potrebbe essere un passive rigid body. Vediamo che cosa succede se è un passivo. Logicamente non avrà interazioni con, magari lo agganciamo anche al nostro hub, non avrà interazioni, non si muoverà, però andrà a interagire con i due corpi, ok? Quindi andando a deviare la loro traiettoria, la loro caduta, creando questa sorta di effetto. Vediamo però che cosa succede se questo corpo rigido lo facciamo diventare un active body e magari abbassiamo di molto a 10 la sua massa. Cadrà e poi, avendo una massa molto bassa, anche con un corpo soffice come è la nostra sfera, esso sarà spostato, poiché la massa, anche se abbiamo dei corpi soffici, vanno a interagire tra di loro, quindi maggiore massa, maggiore sarà la spinta che esso creerà, come succede qui con il torus, ma come succede anche qui che viene spostato leggermente e poi viene rispostato, e qui vediamo che crea un ostacolo. I rigid body però funzionano anche volendo con altre tipologie di interazione. Possiamo anche far sì che un liquido vada a interagire con questi rigid body. Andiamo a crearci in questo caso un liquido, un emettitore standard particles ACPH. E andiamo a posizionarlo dalla parte opposta. Lasciamo i valori così normali, senza andare a incidere assolutamente niente su, diciamo, i valori così di default. Resettiamo, salviamo e lanciamo la simulazione. Magari possiamo invece andare a lavorare un pochino sulla velocità di questo nostro emitter. Diamo 20, almeno non dobbiamo aspettare troppo che il liquido arrivi ai nostri oggetti. Però vediamo che anche il liquido va a spostare oggetti con una massa differente. Ok. Magari possiamo fare un'altra cosa interessantissima. Possiamo creare un altro cube come se fosse possiamo lasciare così di default. Anzi, facciamo di essere passive e simuliamo. Una volta terminata la simulazione, questo sarà il risultato finale. Notiamo che un nostro liquido con una grande velocità avrà comunque una forte influenza anche su corpi con una forte massa. Infatti il nostro torus ha una massa molto molto elevata. Vediamo però come si può spostare anche un oggetto rigido con un fluido, e questo è abbastanza importante, si possono andare a realizzare delle simulazioni anche molto interessanti con questi effetti. In ogni modo, vediamo un altro rapido esempio cosa si può anche creare con
le simulazioni fisiche. Quindi andiamo a crearci un piano, andiamo a crearci un daemon di gravity e poi creiamo una sfera e la spostiamo verso l'alto. All'interno di RealFlow abbiamo anche a disposizione un sistema che è quello delle fractures Voronoi sotto Object Dynamics. Possiamo scegliere parte di attivare e disabilitare le proprietà degli oggetti, ma possiamo scegliere quattro tipologie di fratture. Abbiamo il Fractures Voronoi, che è il Fracture Tools, il Fractures Tools Voronoi by Steering Geometry, quindi in base alla geometria, in base a un numero di punti e in base a un sistema radiale. Quindi possiamo avere quattro tipologie differenti di come si vanno a comportare le fratture. Quindi fracture, ci viene chiesto il numero di parti da fratturare e un seed che è un valore generale. Diamo pure un global. Questa è la prima tipologia con questa sfera che andiamo momentaneamente a nascondere. Poi abbiamo la possibilità di scegliere un'altra geometria che andrà a fratturare. In questo caso andiamo a scegliere la stessa, se stessa praticamente come geometria. Possiamo anche scegliere di estrudere le facce oppure no, quindi abbiamo alcuni parametri sui quali non mi voglio dilungare troppo. Vediamo già che è differente come tipologia di frattura. Abbiamo i punti, quindi possiamo scegliere il numero di punti da fratturare. In questo caso la 3, questa qua giù. Vediamo che è stata fratturata in tante parti, poiché avevamo comunque selezionato un alto numero, e poi abbiamo quella radiale, sì, numero 2. Quindi abbiamo varie tipologie di fratture che possiamo andare a applicare ai nostri oggetti. Logicamente, quando andiamo poi a selezionare queste fratture, possiamo assegnare di essere dei corpi attivi e quindi avere una vera e propria simulazione di questi pezzi che vanno a frantumarsi al contatto con altri elementi. Ora, siccome andare a calcolare questo qui sarebbe veramente molto impegnativo, ma potremmo anche farlo. Vediamo che cosa succede se andiamo, resettiamo e simuliamo. È abbastanza lunga da simulare, quindi preferisco, allora, cancelliamo le tre che non ci, teniamo soltanto la versione basilare. Andiamo a vedere che cosa succede se noi abilitiamo quindi la possibilità di avere un active body. Volendo diamo una velocità verso il basso di meno 2 per non aspettare troppo e simuliamo. Vediamo che la simulazione viene eseguita in questo caso molto velocemente. E logicamente dobbiamo però dire al nostro piano di essere attivo e di essere passivo. Ok. Risimuliamo. Eccolo qua. In questo caso potremmo andare a simulare volendo delle parti che si vanno a rompere, quindi se dobbiamo per esempio fare un piano che cade su un altro oggetto e si frantuma, possiamo andarlo a simulare in questo modo. Vediamo per bene, magari con un esempio un pochino più pratico. Mettiamo caso di avere un cubo,
cilindro, diciamo di essere un'animanica passiva al nostro cubo. Ovviamente cancelliamo questa sfera e vediamo cosa succede se noi attiviamo invece la sfera qui. Segniamola qua. Ok. Abbiamo radiale. Assegniamo il cubo. Numero di raggi possiamo lasciare anche 15. Angolo diamo 2. E vabbè, stava presa in automatico, ma va bene così. A questo punto vediamo che cosa combinato. Nascondiamo il nostro box. Così assegniamo un active, salviamo, mettiamo il simuliamo, volendo anche alla sfera, abbiamo momentaneamente nascosto la sfera, assegniamo un active, lo mettiamo qua di lato, un active. Una massa di 1000 e simuliamo in modo tale che questo oggetto vada a frantumare anche quello che abbiamo sotto e crei degli effetti differenti. Vediamo infatti come vada a frantumare il nostro oggetto. Quindi possiamo creare delle dinamiche, delle simulazioni, per esempio questo potrebbe essere del legno che si va a spaccare e si va a distruggere contro altri elementi. Logicamente per lavorare al meglio converrebbe importare all'interno un multi-body object, che sarebbe la possibilità di prendere e quindi fare un multi-join, quindi andare a unire volendo un elemento che già è stato fratturato esternamente e portarlo all'interno di Realflow per simularlo. Ci sono degli altri tools all'interno di altri software, ad esempio all'interno di Houdini si possono utilizzare i sistemi suoi interni, di suoi solver interni del bullet, che vanno a simulare di fatti sia tramite un nodo di Voronoi e altre strade molto più complesse, però si può andare a simulare la frattura e l'interazione, ma nulla vieta che si possa frantumare l'oggetto per esempio in Houdini e portarlo all'interno di Realflow. All'interno di Maya abbiamo il sistema di bullet e anche lì possiamo o simulare o fratturare il nostro oggetto e poi portarlo all'interno di Realflow per poterlo simulare, perché magari abbiamo bisogno che l'interazione avvenga con un liquido e non tra oggetti stessi, tra oggetti di rigid body stesso. All'interno di 3ds Max per esempio possiamo utilizzare delle plugin, come ad esempio Rayfire, come ad esempio Thinking Particle, come ad esempio altre plugin gratuite che si trovano online, oppure il modulo MaxFX, che permettono di andare a fratturare l'oggetto e a simularlo, ma anche lì nulla vieta che si possa distruggere l'oggetto, portarlo all'interno di Realflow, simularlo e riesportarlo all'interno di un altro pacchetto 3D. Anche perché se noi andiamo a vedere l'export center, tra le varie proprietà abbiamo anche la proprietà di andare a salvare la simulazione in SD. E quindi possiamo esportare, oppure anche volendo in Alembic potremmo realizzare la frattura del nostro oggetto, esportarlo in Alembic, creare un unico file se è come per esempio per Maya funziona con un unico file di Alembic, e importarlo all'interno di Maya e poterlo renderizzare in quel caso. Comunque questa era una piccola anteprima, una piccola preview di introduzione al mondo delle simulazioni fisiche, perché possiamo utilizzare, come abbiamo visto, le simulazioni
sia di liquidi sia di gas, ma anche di rigid body, e far interagire i rigid body, soft body o anche questi fratturati con dei liquidi, quindi spostare un oggetto con un liquido. Lo si può fare se è un active, se è un attivo come, come rigid o soft body. E questa voleva essere soltanto un'introduzione, non voglio andare troppo nello specifico, poiché comunque questo primo corso è basato sui liquidi e su un'introduzione di real flow, non su come utilizzare nello specifico determinati moduli di questo software.